60-65 anni oggi è la stessa cosa rispetto a 50 anni fa? Vediamo che cosa ci dicono i dati. Siamo un paese che invecchia. Nel 60 gli ultra 65 anni erano meno del 10%, oggi sono oltre il 20% e tra 15 anni supereranno il 30% della popolazione. Gli anziani sono più longevi. Se nel 1960 un uomo di 65 anni poteva aspettarsi di vivere ancora 13 anni e una donna altri 15, oggi un 65enne conta di poter vivere altri 20 anni ed una donna quasi 23. Ma gli anni di vita guadagnati possiamo aspettarceli accompagnati da buona salute? In gran parte sì. Si sta spostando sempre più avanti l'età in cui si manifestano i problemi di salute e di limitazione, grazie anche alle capacità del progresso medico e soprattutto diagnostico di rallentare la degenerazione di molti processi morbosi. Rimane comunque un contingente di anziani fragili o a rischio di fragilità. In un'ottica di generazione, i miglioramenti riguardano soprattutto gli anziani nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, con maggiori credenziali formative che stanno entrando nel gruppo degli over 65. In 10 anni la quota dei laureati tra gli ultra 65 anni è quasi raddoppiata, passando dal 4 al 7%. Le migliori condizioni di salute e il più alto titolo di studio comportano degli stili di vita più attivi e orientati alla partecipazione sociale e culturale. In 10 anni aumenta il numero di anziani che pratica sport, aumenta la partecipazione culturale e sempre più anziani si dedicano al volontariato. Le donne complessivamente sono meno attive, ma nel tempo il gap di genere si sta riducendo. Inoltre, tra i cosiddetti giovani anziani si trovano persone che ancora partecipano al mercato del lavoro o sono caregivers dei figli nell'aiutarli nell'organizzazione familiare. In definitiva, i giovani anziani di 65-74 anni di oggi sono molto diversi rispetto a quelli di alcuni decenni fa, al punto che la soglia dei 65 anni è ormai sempre meno idonea a rappresentare l'ingresso nella cosiddetta terza età.